Salve. Il 2 giugno tra Piazza del Comune e Piazza Umberto I si sono svolte le cerimonie per la festa della Repubblica con autorità civili e militari. È stata una giornata intensa quella dedicata alla festa della Repubblica, ma in particolare al 2 giugno, giorno dell'anniversario della morte di Giuseppe Garibaldi, molta gente, molti ospiti ed anche molte rappresentanze d'arma e combattentistiche con la presenza degli alpini, applauditissimi dopo aver cantato la canzone del Piave. Le manifestazioni sono iniziate dal mattino con la deposizione di corone sotto la lapide dei caduti in piazza Garibaldi da parte della Marina del Comune rappresentato dal Sindaco ma anche da parte della Regione rappresentata dall'Assessore ai Lavori Pubblici Sebastiano Sannittu. Poi il corteo si è diretto in piazza Umberto I dove sono state depositate corone e mazzi di fiori da parte delle associazioni garibaldine sotto il busto di Maggior Leggero ma anche sotto quello di Anita Garibaldi al centro della piazza. Poi trasferimento a Moneta per ricordare Angelo Tarantini, unico maddalenio di Mille a Marsala. La fase finale tutta a Caprera all'interno del compendio di fronte alla tomba di Giuseppe e dei suoi familiari. Sotto il pino si sono esibiti i cantori della scuola media 3 Tola, i sasseri del gruppo vocale strumentale di Maria Carta. Il comandante delle scuole sottufficiali, il sindaco e l'assessore Sannittu poi hanno deposto le rispettive corone sulla tomba dell'eroe, seguite da tutti i rappresentanti delle associazioni, mentre gli alpini intonavano ancora una volta la canzone del Piave e l'inno d'Italia, applauditissimi. L'intervento del sindaco ancora una volta è stato polemico nei confronti del governo. Vorrei sottolineare ancora una volta l'assenza del governo e rimpiango i tempi in cui arrivava Craxi e Spadolini che rappresentavano qui la partecipazione della nazione. Faccio fatica a comprendere perché in una compagine di governo di 60 segretari e sottosegretari non si sia sentita la necessità di mandare qui almeno un rappresentante. Mi chiedo dove li mandano. Poi ha rimarcato il grande significato che ha questo posto in funzione della persona particolare che è stata Giuseppe Garibaldi, figura emblematica in Italia ma costantemente amico dei maddalenini. Noi, ha detto ancora il sindaco, in simbiosi con Giuseppe Garibaldi, fra l'altro gli abbiamo anche dedicato una via, una piazza. Questo non è un 2 giugno qualunque e noi affrontiamo questo giorno con una duplice festa, la Repubblica, con una carta costituzionale che viene oggi messa in discussione da troppa gente, ma la nostra Costituzione è fra le migliori del mondo, dove si dice che l'Italia è una e indivisibile, anche se vengono immaginate le stagioni del federalismo. Non siamo contro il federalismo, ma siamo contro il federalismo che dileggia e mette in sordina figure come Giuseppe Garibaldi e ciò che hanno rappresentato per noi e non solo per noi. Si è svolto il 1 giugno presso il Teatro Longobardo il concerto realizzato dalla Scuola Sottufficiali della Marina Militare in collaborazione con la Scuola Media Pasquale Tola di Sassari e il gruppo vocale strumentale Maria Carta. Il servizio di Andrea Nieddu. In occasione dei festeggiamenti per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia si è svolta presso l'Aula Magna Primo Longobardo della Marina il concerto vocale strumentale da parte dei ragazzi della scuola media numero 3 Tola di Sassari e del gruppo vocale strumentale di Maria Carta. Di fronte ad una platea gremita con circa 600 presenti, i ragazzi si sono esibiti in canzoni che toccavano le località più svariate, dal sassarese al morese, dal gallurese al medio campidano. I pezzi più apprezzati e salutati con fragorosi applausi sono stati i più conosciuti, come Non potto reposare e Nannedo meo, non meno applauditi anche Anninora, la danza di Desolo, Dulci incanto, ma anche i Candareri, cioè la classica farada sassarese. È stato un susseguirsi di interpretazioni che hanno sollecitato e solleticato il presenti che alla fine, dopo aver ascoltato il canto degli italiani, si sono sciolti in un lunghissimo applauso. La performance, ma soprattutto questa presenza, è stata voluta dal comandante delle scuole sottufficiali di La Maddalena, Gianfranco Felicioni, che alla fine ha ringraziato i ragazzi, ma soprattutto chi ha diretto il coro, la professoressa Palmira Santoro.
apprezzando la professionalità degli stessi. Sempre il 1° giugno al Museo Garibaldino è avvenuta la presentazione del volume Garibaldi e gli ideali democratici internazionali, curato dall'Università di Urbino in collaborazione con l'Associazione Nazionale Volontari Reduci Garibaldini. Siamo all'interno del compendio garibaldino, di fronte ai tre autori del libro Garibaldi e gli ideali democratici internazionali. Gabriela Morisco, Gilberto Piccinini alla sinistra e Jean-Marc Ivo Claver, appunto i tre. Ecco, come mai questa presentazione qui a Caprera, con questo libro molto interessante? Beh, questa era una conclusione che volevamo fare proprio per finire degnamente come possiamo dire, un'organizzazione fatta da anni, organizzata per anni e che ci ha visto creare questo convegno, questo tripartito, un convegno tripartito che è iniziato a Urbino, ha proseguito nella South Carolina, l'Università della South Carolina in Columbia e si è concluso con il terzo convegno in Brasile, a Rio Grande do Sul, alla Università Pontificia di Porto Alegre. Quindi è stato veramente un convegno internazionale che ci ha visto girare e parlare di Garibaldi e dei movimenti di indipendenza internazionali nel mondo. E la conclusione non poteva che essere la casa di Garibaldi. Ecco, infatti oggi siete qui, Jean Martin e Ivo Claver, siete qui nella casa proprio dell'eroe dei due mondi. Quale impressione sta? Ma è un'impressione emozionante, ovviamente. Io non sono neanche italiano, io sono olandese, io ho partecipato a questo convegno perché mi interessava molto Garibaldi nel mondo inglese, nel mondo al nord dell'Europa. I tre convegni sono stati centrati molto su questo, sulla figura di Garibaldi, il mito di Garibaldi nelle varie culture, nelle varie lingue, le letterature e poi di venire qui a Caprera è un'emozione grande, sì. Ma il lavoro è stato un lavoro a sei mani, sì. Possiamo dire. In modo particolare io ho seguito la prima parte del volume, avevo già avviato l'impresa incominciando a lavorare sul convegno di Urbino che poi si è esteso, appunto come ricordava la collega Morisco, negli Stati Uniti e in Brasile. Ci è voluto un po' di tempo per avere tutti i testi perché i convegni sono stati tra novembre del 2007 e il settembre del 2008 e soltanto febbraio scorso appunto il volume è stato pubblicato da questo editore tedesco di Monaco che ci permette un'ulteriore internazionalità del lavoro. Insomma. Giovedì 2 giugno l'associazione Tersicore Danza e Tradizione ha realizzato uno spettacolo in Piazza del Comune con musica e danze del periodo risorgimentale in onore di Giuseppe Garibaldi, il servizio di Stefano Altea. Anche quest'anno per le celebrazioni garibaldine del 2 giugno, rese ancora più significative dall'anniversario dell'Unità d'Italia e Festa della Repubblica, nell'elegante Piazza Garibaldi, nota più ex Piazza Rossa, il gruppo di danze e tradizioni Tersicore, associazione fondata alla Maddalena nel 2007, ha simpaticamente movimentato la serata cittadina con balli in costume ottocentesco. L'associazione, che si propone di sviluppare gli aspetti tecnici, artistici ed estetici, riesce ogni volta a creare una rievocazione storica fatta di colori, musica, pathos, dal notevole impatto emozionale che non lascia indifferente nemmeno il passante più distratto. Questo tipo di manifestazioni, affermatesi in tanti altri luoghi, creando sempre interesse, hanno un alto valore culturale assolutamente da sostenere, non solo perché attirano un pubblico eterogeneo, ma riescono a conciliare il divertimento e l'interesse per il turista assetato, in questo senso, e il ricordo storico vissuto, così importante per la nostra isola e per la società tutta. La Maddalena, appunto, una civiltà con le sue radici più importanti piantate nel secolo dell'eroe dei due mondi. Il nostro auspicio è che in futuro la rievocazione storica, in quanto tale, venga tenuta in seria considerazione dalle istituzioni, oserei dire, europee. Ci siamo recati presso l'Istituto San Vincenzo, dove i bambini hanno realizzato una mostra di disegni. Allora, abbiamo realizzato un progetto sull'arte. Arte intorno a me. Arte intorno a me è quindi la sintesi del lavoro di un intero anno scolastico, questo lavoro che vediamo. Quindi è nato con il desiderio e l'obiettivo di avvicinare i bambini all'arte.
Quindi il percorso educativo proposto è stato, cioè proposto attraverso un iter di conoscenze e approfondimento, e quindi ha riguardato questa mostra il colore, la tecnica, le tematiche di vario genere e di vari artisti. Ma noi sappiamo che il più grande artista per eccellenza è l'artista Dio, che ha creato tutto il mondo che circonda a noi stessi. Anche per questa edizione è tutto, grazie, arrivederci.